Da qua nasce il nostro progetto, nuovo progetto, quello del vigneto musicale. Cos'è il vigneto musicale? Tutto parte dalla famiglia, dal nonno. Dicevo prima che c'è nonno, ha sempre vissuto qui, quindi è rimasto. Da una vita, 50 anni, 60 anni, davanti ai suoi vigneti. A noi ci incuriosiva moltissimo questa cosa. Lui finiva di lavorare, si metteva sulla sua sedia e osservava le vigne. Allora, a un certo punto, noi nipoti, no, no, ma cosa c'è da guardare tutto questo tempo? In silenzio, in ascolto. E quindi da questa cosa dell'ascolto che noi abbiamo voluto far partire questo progetto, proprio l'ascolto della natura e delle vigne e del vigneto. Cioè nasce da questa, da questo riferimento. La vigna, per noi è un'anima, come ovviamente abbiamo imparato dal nonno, e ha una vita. Cosa vogliamo fare noi? La linfa delle piante vuole essere catturata e quindi da lì noi avremo dei circuiti che verranno messe, dei microchip che verranno messe le piante e dal movimento del vento, dal toccare, da qualsiasi situazione che avverrà in vigna si creerà una vibrazione e poi la vibrazione noi la trasformiamo in musica, o comunque verrà modulata in musica. È un po' una parte romantica di quello che è poi la vigna, perché non vuole assolutamente andare oltre quello che è la cosa principale, cioè la vigna, l'uva, quello che è effettivamente il nostro lavoro. Però ci piaceva questa cosa, viverla in questo modo, in maniera molto più romantica, chiamiamola così, e più viva. Ora se vi va facciamo un giro. Scendiamo, vi faccio vedere quello che dico, sarà è un work in progress del nostro progetto. Soprattutto dove verrà fatto, dove sarà il nostro vigneto. Quindi qual è l'approccio che vogliamo dare? Innanzitutto quando si viene in cantina si dice che bello come viene fatto il vino, vediamo le botti, ma noi vogliamo questo, veramente vogliamo fare questo primo passaggio che secondo noi è fondamentale. Quindi il vino è realmente fatto qui, ma bisogna veramente calpestarlo. Ci piacerebbe anche fare questa cosa a piedi nudi, se qualcuno avrà voglia di farlo. Vi porto qua verso il vigneto d'alberello. Abbiamo ovviamente i nostri ragazzi che lavorano in vigna. E poi secondo me la bellezza di di avere la cantina così è proprio il passaggio diretto. Cioè non è vado a lavorare la vigna, sono nella vigna. Praticamente passo tutto il tempo qua, io come chi lavora. Ed è un percorso che speriamo di poter far provare a molti al più presto. Questi che vedete sono, questo è il vitigno di Nero d'Avola. Il Nero d'Avola dove vengono i nostri vini, il Ballerina. Bellissimo. Bellissima annata secondo me questa qua. Questo, dicevo, questa è anche una caratteristica ovviamente molto importante, il fatto di poter andare direttamente in vigna e in cantina e poter vinificare. Questo qua facciamo subito, vi faccio fare già una camminata veloce. Questa invece è tutta la parte dove verrà realizzato poi il vigneto musicale. Questi sono i vigneti di Frappato. I vigneti di Frappato, negli ultimi anni abbiamo voluto ricreare l'alberello che già esisteva, però insomma con gli anni si fanno anche
degli esperimenti, insomma, si cambiano un po' di cose. Questo è il frappato, dove viene il nostro nuovo vino, che è il frappato rosato. Grazie, io vi aspetto, vi spero il più presto, e qua in azienda, l'azienda agricola Fiore. Grazie mille.